è stato ordinato vescovo sabato 6 maggio e il 3 giugno entrerà ufficialmente nella diocesi di Ferrara Comacchio, che guiderà per i prossimi anni, e Monsignor Giancarlo Perego, per anni direttore della Fondazione Caritas Migrantes. E l'immigrazione è uno dei numerosi temi che ha affrontato nell'intervista realizzata da Telestense la mattina stessa dell'ordinazione e che andrà in onda integralmente venerdì sera alle 22:15. Io credo che l'immigrazione oggi sia una grande sfida e una grande opportunità al tempo stesso. Una grande sfida perché conoscere e incontrare persone nuove genera sempre diffidenza, paura, e questi atteggiamenti sono comuni nelle nostre comunità. E occorre superare questi atteggiamenti attraverso l'educazione all'incontro, una cultura dell'incontro, come ci invita a fare spesso il Papa, con realismo e con concretezza, quindi non immaginandoci già delle cose che non esistono e quindi creando già una tragedia delle migrazioni, e al tempo stesso non sottovalutando anche le difficoltà e le paure. E questo chiede quindi un governo dell'immigrazione, per chi fa politica e per quanto riguarda il mondo ecclesiale, una capacità effettivamente di fare in modo che questa cultura dell'incontro si traduca in formazione sociale e politica, in educazione, in esperienze per i nostri giovani incontro. Capacità di incontro, ma anche realismo, sono queste dunque le chiavi per gestire un fenomeno complesso e mondiale come l'immigrazione, senza temere il cambiamento e nemmeno fenomeni già in atto come il meticciato, ma operando piuttosto a sostegno della famiglia e della vita economica. Che questo cambiamento sia già in atto, che il cosiddetto, che ha fatto scandalizzare anche alcuni ferraresi, il cosiddetto meticciato sia già una realtà in atto, è un dato di fatto: 400.000 famiglie miste, il 20% delle nascite in Italia. Il problema è che l'immigrazione da sola non farà vivere le nostre città e i nostri paesi, serve anche una politica familiare che interessa a tutti, serve anche una politica scolastica che interessa a tutti, serve anche un'attenzione al territorio, una politica economica.